milioni, ovviamente. Saluto Nicola Molteni, sottosegretario all'interno, che torna ai nostri microfoni. Sottosegretario, buongiorno. Buongiorno a voi. Vorrei partire con lei da quello su cui ci siamo lasciati con Alessandro, che come avrà visto anche nei giorni scorsi è stato piuttosto critico nei confronti del ministro. Però al di là di questo mi interessa andare avanti, no, rispetto anche a queste critiche, e il ragionamento è sulle regole d'ingaggio, cioè se c'è qualcosa da cambiare, perché mi pare che per stessa ammissione della maggioranza, per stessa ammissione del ministro, c'è qualcosa in quello che è successo a Cutro che non ha funzionato, no Molteni? Ma guardi, io innanzitutto vorrei ricordare che la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera sono degli orgogli nazionali, un vanto nazionale. Solo nel 2022 su 105.000 sbarchi in Italia, circa il 50%, 50.000 salvataggi sono stati fatti dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza, e quindi l'operatività e l'efficienza delle autorità di soccorso nazionale è un vanto nazionale, un orgoglio nazionale. E credo che questo tipo di attività di soccorso e di salvataggio sia riconosciuto da tutti. Solo negli ultimi mesi contiamo circa, l'ha ripetuto ieri il ministro dell'Interno, 36.000 salvataggi. Quindi credo che nessuno possa mettere in discussione la funzionalità, l'operatività, anche perché le regole di ingaggio, le regole operative non sono assolutamente cambiate. Quindi credo che la nostra Guardia di Finanza, la nostra Guardia Costiera, Mediterraneo, bene, quello che altri paesi non fanno. Quindi io allontano qualunque tipo di critica ingenerosa, strumentale verso un orgoglio nazionale. Resta la domanda, cioè quella sul cambiamento, se serve qualche cambiamento delle regole, per evitare molto semplicemente che casi come quello di Cutro non avvengano più. Ma guardi, noi dobbiamo ovviamente evitare che tragedie come quelle si possano verificare. Ieri il ministro ha ricordato tristemente i tanti fatti che si sono verificati, le tante tragedie che si sono verificate nel Mediterraneo negli ultimi 10 anni. Quelle sono delle regole operative rispetto alle quali non è la politica che deve intervenire. Qualcuno addirittura sosteneva il fatto che fossero mutate le regole di condotto, o addirittura vi fosse un condizionamento da parte del governo rispetto all'operatività delle forze presenti che fanno soccorso nel Mediterraneo. Sarebbe ingeneroso, ingiustificato, falso e menzognero semplicemente pensare che il governo possa condizionare mi scusi sottosegretario, quindi il focus della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera in situazioni di questo genere è, ci dice, che è ancora concentrato sulla SAR, sulla Search and Rescue, e non sull'operazione di polizia, perché questa è stata una critica che c'è stata in questi giorni, no? Si è detto ormai le operazioni in mare sono focalizzate, sono, come dire, orientate come operazioni di polizia, e quindi la prima cosa che scatta è quella e non un'operazione di ricerca e soccorso, che è quella che servirebbe per salvare le vite. Lei cosa ci dice? No, ma i due tipi di intervento sono ovviamente complementari. Non è che un intervento di law enforcement, cioè un intervento di polizia, preclude il fatto che qualora debba essere fatto del soccorso, questo non venga fatto, anzi tutt'altro. Anche qualora ci fosse e qualora c'è un'operazione di polizia e quindi di l'immigrazione clandestina, qualora si verificassero le condizioni per un soccorso e per un salvataggio, il soccorso deve essere fatto, perché in mare non si lascia assolutamente morire nessuno. Se i numeri dicono che negli ultimi 6 mesi Guardia di Finanza e Guardia Costiera fanno 36.000 salvataggi in mare, vuol dire che l'attività di soccorso, cioè l'attività SAR, viene svolta bene, viene svolta con puntualità. Tutta più direi che nel Mediterraneo gli unici che fanno soccorso e che fanno attività di salvataggio e attività SAR sono gli italiani, e quindi da qui secondo me un coinvolgimento maggiore da parte delle istituzioni comunitarie. E rimane il fatto, se mi consente, che il report di Frontex era chiaro. Frontex dice nel famoso e triste report, dice che non vi era una situazione di pericolo imminente, la galleggiabilità del caico era buona, la percorrenza era regolare, e quindi non vi è stato nessun tipo di allarme rispetto al quale potesse immediatamente scattare un'operazione SAR. Ok, quindi secondo lei non ci sono regole che vanno cambiate, le regole vanno bene così come sono, le regole di intervento, o c'è qualcosa che si può affinare? Se,
Sì, ma io non faccio il tecnico, e quindi quelle sono delle regole di condotta che vengono ovviamente determinate, in base ai modelli operativi che chi fa soccorso in mare deve ovviamente darsi. Se nel 2022 su 105.000 sbarchi, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza salvano 50.000 persone, vuol dire che quel meccanismo funziona, funziona bene. Io dico che dobbiamo anche esserne fieri ed orgogliosi. Ho trovato particolarmente strumentali le parole di alcuni esponenti dell'opposizione, che rischiavano e che rischiano di mettere in discussione, ripeto, un orgoglio della Guardia. Senta, domani il governo si riunirà a Cutro, una riunione nella quale si pensa che serva, al di là della testimonianza, per varare dei provvedimenti che abbiano un qualche impatto su situazioni di questo genere, ancora una volta, per evitare che avvengano di nuovo fatti di questo genere. Quale potrebbe essere l'orientamento? Certamente lei è un esponente di governo, non è il ministro, come ovvio, però insomma, per così dire, un'idea se la sarà fatta, perché capisce, è un po' difficile, no, immaginare, perché se uno rafforza, che ne so, per dare un'idea, le pene nei confronti dei trafficanti uomini, ma quelle sono già alte, no? Non riusciamo a capire in che direzione potrebbe orientarsi il governo. Prego. Guardi, io credo che in queste ore il governo stia lavorando affinché il Consiglio dei Ministri di domani a Cutro non sia semplicemente rappresentativo di una presenza simbolica, ma che sia anche operativo rispetto a che cosa? Rispetto ad una linea di indirizzo che secondo me è chiara, che emerge dal governo e dico emerge anche dalle istituzioni comunitarie, cioè contrasto all'immigrazione clandestina, contrasto all'attività degli scafisti, prevenzione di partenze che rischiano di causare tragedie come abbiamo visto il 25-26 febbraio al largo delle coste cotronesi, valorizzazione delle forme di ingresso legale e sicurezza nel nostro paese. All'interno di questo perimetro e in questa cornice, ripeto, comunitaria e nazionale, il governo varerà dei provvedimenti che vanno esattamente nella direzione di evitare quello che abbiamo purtroppo e tristemente visto settimana scorsa. Senta, abbiamo letto un po' di tensione all'interno della maggioranza, più che altro lato parlamentare, cioè c'era scritto, cioè, la Lega voleva un ripristino, lo ricordiamo, lei è il sottosegretario degli interni ed è della Lega, voleva il ripristino di fatto dei decreti sicurezza e a quanto pare un pezzo della maggioranza, quello segnatamente del quale fa parte la Presidente del Consiglio Meloni, si è opposto. Ma guardi, la notizia che do è che non ci sono problemi in maggioranza. Io ieri ho partecipato a entrambi i dibattiti alla Camera e al Senato e la posizione della maggioranza è stata di coesione, di condivisione e di totale assoluto apprezzamento dell'operato del Ministro e dell'orientamento del Governo in materia di immigrazione. Io dico semplicemente questo, che per contrastare gli scafisti, per contrastare l'immigrazione clandestina e valorizzare forme di immigrazione legale, un governo serio, e questo è un governo serio, mette in campo tutti gli strumenti in ambito nazionale, in ambito comunitario che possono andare esattamente in quella direzione. E mi permetto di dire che la forza di questo governo sta nell'unità del governo. Quindi ricostruzioni fantasiose che anche oggi leggo sui giornali, diciamo così, che appartengono alla fantasia di alcuni, ma non alla storia della realtà di questo governo. Da quanto deve essere il prossimo decreto flussi, a proposito, sottosegretario? Bah, ne è appena stato emanato uno da 82.700 quote, è il decreto flussi più importante che sia stato fatto negli ultimi anni, perché si afferma un principio, secondo me, che la sfida che un paese ha è quella di scegliersi l'immigrazione utile, qualificata, specializzata, in base a quelle che sono le richieste del mercato, indispensabile per la crescita del paese. Quindi quello è un decreto importante, secondo me, che conferma che per questo governo c'è una chiara distinzione tra il contrasto all'immigrazione clandestina e alle valorizzazioni delle forme di ingresso legali. Senta, viste le carenze Il dell'industria decreto del flussi è uno strumento. Sì, prego, prego, prego. Sì, no. Il decreto flussi rappresenta sicuramente una di quelle forme di ingresso legale nel nostro paese, come i corridoi umanitari che, voglio precisare, l'Italia è l'unico paese che fa. Sì, l'ultima domanda è questa, vista la pressante richiesta che arriva dall'industria, che arriva dal settore del turismo, c'è una possibilità di apertura ulteriore oltre al decreto flussi appena varato, queste 83.000 persone, ed è immaginabile che negli anni prossimi si alzi questa quota? Guardi, io più che aumentare le quote, che ovviamente
sarà oggetto di valutazione anche con altri ministeri. Io credo che si debba semplificare le procedure affinché e velocizzare le procedure, semplificazione e velocizzazione delle procedure affinché queste quote possano essere utilizzate nel nostro paese, perché spesso e volentieri capita che dopo l'emanazione del decreto flussi e prima dell'assegnazione delle quote passino mesi. Quindi io credo che il governo lavorerà e sta ovviamente anche lavorando per velocizzare e semplificare il meccanismo di applicazione delle quote. Dopodiché voglio anche ricordare che nell'ultimo decreto flussi c'è una norma, secondo me, importante, cioè che il datore di lavoro, prima di poter accedere alla quota di lavoro di immigrato, ripeto, specializzato e formato, deve fare una verifica se con la stessa qualifica può essere, diciamo così, attratta dal mercato interno. Quindi attenzione a un'occupazione nazionale e poi la possibilità di poter ricercare delle quote, ripeto, specializzate e anche per i lavori stagionali all'estero. Grazie Nicola Molteni, sottosegretario all'interno, per essere stato con noi.